ha preso il via oggi il tour elettorale del candidato del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola alla presidenza della regione. A metà settembre arriva anche il presidente del Movimento, Giuseppe Conte, che in due giorni farà tappe da un capo all'altro della Sicilia. Oggi invece la presentazione alla stampa del programma. Alla conferenza stampa erano presenti i candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche e regionali. I siciliani hanno bisogno di concretezza e hanno bisogno di entusiasmo e speranza verso il futuro, cosa che hanno perso negli ultimi 10 anni nei due governi che si sono succeduti di centrosinistra e centrodestra. Il Movimento 5 Stelle per la prima volta si presenta ai siciliani concretamente con una squadra che vuole governare la regione siciliana. L'incontro di oggi è stato anche l'occasione per lanciare l'ennesima frecciata agli altri candidati alla presidenza che hanno deciso di non partecipare a nessun confronto. Io oggi i competitors li sento pochissimi, anche perché non vogliono nemmeno fare i confronti col Movimento 5 Stelle, perché noi da 10 anni siamo sul territorio, da 10 anni con tutta una squadra siamo all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, ascoltiamo da tempo le categorie, conosciamo sia i problemi che le soluzioni a tutto quello che sta accadendo ai siciliani. Uno fra tutti penso all'aumento vertiginoso dei costi di bolletta che stanno intaccando sia le nostre imprese ma stanno intaccando tutti i cittadini siciliani. I miei competitors ad oggi forse non sanno nemmeno dove si trova l'Assemblea regionale siciliana. E allora dico, l'alternativa concreta è quella del Movimento 5 Stelle. Nel corso dell'incontro Di Paola ha poi lanciato le iniziative legate al Tour Grillino, che vedrà anche la partecipazione del leader Giuseppe Conte in Sicilia il 16 e il 17 settembre. Saremo in giro in questi 20 giorni, faremo almeno 4 eventi al giorno su comuni diversi e quindi toccheremo più di 60 comuni e poi ci sarà il nostro presidente Giuseppe Conte che sarà presente in Sicilia il 16 e il 17 settembre e con il dinamismo e la movimentazione, no, che abbiamo fatto nel corso degli anni, perché noi non ci siamo mai fermati in giro per i territori, saremo in più comuni della regione siciliana e cercheremo appunto di trasmettere e di raccontare ai siciliani qual è il nostro programma e quali sono le nostre proposte che oggi noi portiamo in maniera concreta, a differenza di chi oggi si racconta come nuovo, ma di fatto in questi anni non ha realizzato nulla, pur già governando per 5 anni la regione siciliana. Perché dico, quei partiti che oggi sostengono Schifani sono gli stessi partiti che hanno governato per 5 anni con tantissime criticità e con fallimenti che sono sotto gli occhi di tutti.